Hola! Allora mi vedete sempre un po' mezza mezza perché sto guidando e sto andando per l'appunto a fare la spesa con una mia amica barra collega, quindi in primis un'amica, e ci stiamo facendo compagnia, dai! E come avete potuto leggere dal titolo, questo qui sarà un video spesa dedicato ai prodotti un po' fit, nel senso che quest'anno è il nostro anno, mio e di Emi, il nostro anno, insomma, del matrimonio. Vogliamo arrivarci più in forma possibile, quindi non vogliamo diventare né anoressici né troppo fissati, diciamo, con l'alimentazione, vogliamo arrivarci bene. Quindi non magari sovrappeso, rispettando comunque il nostro peso attuale, poi se dimagriamo un paio di chili ben venga, insomma, tanto non è che si va a finire a pelle ossa, ecco. Sono tornata. C'è una ciccia qui e una ciccia qui. Ciccia, ciao ciccia! Che come mai tutte quelle coperte, papino? Quella era la tovaglia e quella blu l'ho usata per farla Entrare entrare qui dentro dopo che l'ho asciugata. dove? E qui c'è una montagna di spesa. Tipo stavolta esagerato, penso di aver speso in totale tipo 150 o 160 euro, però ho comprato tante cose, tutte fit, super fit, perché ho detto a tutte quante che adesso stiamo in momento dieta per l'evento dell'anno, vero? Cipolline, qua ho girato la ripresa. Vabbè, niente, allora mi metto la solita postazione, vi faccio vedere quello che ho preso e voglio fare un saluto super mega speciale alla mia amichetta Roberta, perché io ho due amiche, diciamo, che si chiamano come me, che ho conosciuto entrambe sul posto di lavoro, però una dove lavoravo prima e una dove lavoro adesso. Quella dove lavoravo prima, praticamente ero tipo in simbiosi con lei, ci siamo prese subito. E quindi so che guarda i miei video e gli mando un mega bacione. Ciao Robby! Allora, il pezzo forte a livello di quantità è lui, ovvero il petto di pollo. Ho preso 2 mega petti di pollo giganteschi. Li ho pagati quasi 1,4 kg, 6,78 euro. Quindi adesso io questi non li congelerò così, li farò tutti quanti a dadini, a pezzettini, a bocconcini, come lo volete dire, e poi li congelo. Così almeno poi quando mi servono li ho già pronti, insomma, già tagliati. Poi, macinato di vitello, perché il vitello comunque è una carne magra, lo so che il vitello sta a significare il piccolo del bovino, mi dispiace però, a me mi piace, 5,07 euro e è quasi 600 grammi di carne. Poi una cosa che non ho mai preso, o meglio, ho preso tanti anni fa che mi faceva schifo, però l'ho ripresa, quindi non si sa mai, farina di ceci da mezzo chilo, perché adesso aboliremo tutti diciamo, come si chiamano, i carboidrati complessi. Poi un'insalata mista, questo qui c'è un mix tra lattuchino, rucola, valeriana e spinacio. Di qua la mia immancabile rucola che io metto ovunque. Poi ho ripreso gli odori perché mi piace tanto fare il brodo così vegetale oppure usarlo per dei preparati per il sugo, molto buono. Successivamente pomodorino, datterino. Ho preso questa scatola un po' più piccola. Poi di formaggi, diciamo per la pasta e non solo, ho preso il pecorino romano DOP perché lo stavo terminando, il grana padano DOP grattugiato e poi per i nostri spuntini, magari quando abbiamo fame tipo adesso, grana padano DOP a cubetti, che è uno snack salutare.
ho ripreso perché l'abbiamo mangiata ieri sera, era veramente buona. La zuppa questa qua di legumi e cereali. Dentro volevo leggere se c'era tanto sale più che altro, lo zucchero. Sì, c'è lo zucchero. Vabbè, la prossima volta non la prendo, però è buona. Poi ho preso queste mega pacconi di mandorle, soltanto sgusciate, non pelate, perché a me mi ci piace con la pellicina. E idem per le nocciole. Poi foglia verde, cuori di iceberg. E è un periodo che non trovo più l'aglio, quello diciamo in polvere dell'Eurospin, e quindi ho preso questo qui a cubetti, perché tante volte mi rimane comodo quando vado di fretta eccetera, oppure quando non voglio sentire proprio l'aglio, diciamo il tocchetto di aglio, però sentire il sapore, però ci accontentiamo. Poi dell'Amo essere senza lattosio ho preso due formaggi di questi qui spalmabili, perché a me piacciono tantissimo. Salmone norvegese affumicato, ne ho prese due vaschette, sono 150 grammi ciascuna. Questo è molto buono e è il più conveniente, perché gli altri sono tipo 100 grammi e vengono poco meno o poco di più addirittura. Per le emergenze poi ho preso gli spinaci porzionati in foglia, perché magari voglio farli in padella con un po' di parmigiano, allora ci sta, e quindi li ho presi. Poi i fiocchi di farro, io volevo prendere i fiocchi d'avena però non li ho trovati, e quindi ho preso questi qui di farro, una confezione sola. Dentro poi alla spesa troveremo due di questi risotti di mare. Per il momento ce ne abbiamo solo uno, l'altro starà sparso in giro di là. E questi sono 300 grammi di prodotto e li ho presi per appunto condirci magari un risotto, ovviamente riso basmati. Poi lo yogurt a magro, 0,1% di grassi, l'ho preso magari per fare qualche ricettina tipo il pancake la mattina, perché mi piace molto utilizzare lo yogurt al posto del latte. Poi, confezione sempre famiglia, ho preso la fesa di tacchino e questa qui sono 534 grammi, 4,53 euro. Ecco qui l'altro, perché Emiliano intanto mi sta aiutando a tirare fuori le cose dalla busta e mi ha trovato l'altro risotto di mare preparato per risotto di mare. Vabbè. Poi ho voluto prendere questi funghi qui, che sono i pioppini. Dicevo, ho preso questi funghi qui che sono i pioppini. Allora, io non ricordo di averli mai presi o di averli mai cucinati, però secondo me con un risotto ci stanno molto bene, si prestano bene. Offerta c'era delle fresche fette, il petto di pollo, l'affettato. Questo l'ho preso perché è anche senza glutine e ha l'1% di grassi. Ecco qui due confezioni, e questo è uno dei nostri affettati preferiti dell'Eurospin. E in offerta c'era anche la bresaola punta d'anca e ne ho prese anche qui due confezioni. Per Emi poi gli ho preso il pan bauletto integrale. Lo so che questo non è il massimo, diciamo, per quanto riguarda l'alimentazione, perché comunque non è un pane casareccio, però per le emergenze va bene, insomma, anche perché lui non ha bisogno di dimagrire, quindi con la idea di dimagrire qua so io. Lardello. Poi lo scalogno e sempre per Emi la sua immancabile cola zero, che noi preferiamo di gran lunga anche a Coca Cola normale zero, volevo dire Coca Cola zero, perché mantiene di più la parte gassosa. Ecco l'altro pane, sì, gliene ho presi due effettivamente. Invece per me, per i miei momenti bui, tristi, impetuosi, da sfranto, no, non è vero, ho preso pure per lui, però li mangerò io sicuramente. Ho preso 4 di queste confezioni qui di gallette ricoperte al cioccolato fondente, 1, 2, 3 e 4. E queste sono la droga trocata proprio. Poi
I pronti in 10 minuti delle delizie del sole, questo qui è un mix di legumi e cereali, 400 grammi, e l'ho pensato appunto per fare qualche zuppetta, quindi metterci una carota, una cipolla, un po' di pomodoro in mezzo, così, e mangiarlo stile zuppettina. Sempre per i momenti bui e tristi, della Dolciando, due tavolette di cioccolato extra fondente al 72%. Ma voi leggete 72%? No. Mi si è rispostata la telecamera, scusate, me ne sono accorta soltanto ora. Vabbè, adesso la addrizzo. Vabbè, 27. Così sarebbe 26, nemmeno. Non si 27, sa che... 27, Vabbè, adesso ricapovolgo la telecamera. Sapete perché? Perché mi ha fatto l'aggiornamento, adesso che sto rientrata a casa, l'aggiornamento del programma, perché me ne sono accorta da alcune cosine, e mo sto a far caso che è tutto al contrario scritto. Vabbè, adesso sistemo. Eccoci qua nel mio mondo al contrario. Continuiamo, abbiamo sistemato il danno. Qui abbiamo i grostini integrali, ne ho presi due pacchi, questi li ho presi per me per fare colazione la mattina o anche per mangiare appunto come companatico. Lo stesso motivo le gallette di riso, queste sono biologiche. 10 uova da allevamento a terra, medie. E poi sia per me sia per Emi gli ho preso la frutta da bere, frutti di bosco e fragola, perché abbiamo comprato quello lì della yoga, giusto? Avevamo provato sempre questo, poi abbiamo comprato uno della yoga e abbiamo notato che praticamente sono identici, solo che questo costa di meno, e quindi abbiamo preso questo qui. Delizie del sole, ho preso 2 kg di riso basmati, perché adesso ci ciberemo solo di riso, come i cinesi proprio. Della sempre confezione famiglia, sovraccosce di pollo, che adesso gli leverò la pelle a tutte quante e poi le congelo direttamente, così almeno poi quando mi servono ce l'ho già tutte belle spellate. Poi la mia amica, col quale sono andata a fare la spesa, mi ha detto di provare assolutamente questo bagnoschiuma qui, che dall'odore è qualcosa di eccezionale, odora veramente come il Dove, mi piace veramente tanto. Lei mi ha detto che idrata in una maniera pazzesca, quindi l'ho voluto prendere, c'ho i capelli scinciati. Per le nostre colazioni invece la bevanda di avena, ne abbiamo prese due perché ultimamente ci stiamo veramente a ruota. Vi faccio vedere lo scontrino, guardate qua, pi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 . Abbiamo speso 121,89 solo l'euro spin, poi c'è la parte della Coop che sono un'altra quarantina di euro mi sembra, quindi l'altra busta di costini integrali. Poi dobbiamo sbrigarci, se no qua ci famo notte, fuori c'è uno che suona con la macchina. Ho preso delle bellissime mele, non mi dite che marca so qua perché non lo so. Poi dei limoni, questi qui sono limoni di Siracusa IGP, le patate, perché per quanto si dica ma le patate non vanno mangiate durante la dieta, non è vero, la patata è un tubero nobile e rispetto magari a un piatto di pasta o una fetta di pane è meglio mangiarsi una patata. Viva la patata! Viva la patata! Sempre. Poi la fesa di tacchino, la feta greca DOP, perché ho preso parecchie insalate quindi ci voglio buttare in mezzo anche un po' di feta. Poi 2 bei peperoni, perché gli altri facevano pietà e misericordia, quindi ho preso solo sti due e sono riuscita a salvare, a differenza invece delle melanzane che erano tutte veramente belline, piccoline ma graziose, tutte belle. Poi proseguiamo con delle gocce di cioccolato fondente. Ho ripreso i capperi perché nei risotti con il pesce secondo me il cappero ci sta divinamente. E poi ho preso, che era tanto che non trovavo all'Eurospin, i bocconcini di tacchino. Questi sono quasi 800 grammi, 5,56 euro.
è bella piena, insomma, quindi ci esce fuori un bello spezzatino, secondo me. Vino bianco, questi qui bricchettini che io mi ci trovo molto molto bene, e il muesli alla frutta, che qui ci sono parecchi, ci sono i fiocchi di avena, i cornflakes, insomma, mi piaceva molto il mix. E per iniziare poi ci sono tante, cioè tanta frutta secca, quindi lo zucchero lo troviamo alla fine, quindi è uno degli ultimi ingredienti e mi è piaciuto particolarmente. Remi, gli ho preso delle arance perché a lui le arance piacciono, i clementini facevano schifo, per quello non li ho presi, erano bruttissimi, lo so che la parola schifo non si deve dire, però erano veramente brutti, cioè strano che l'Eurospin ha dei mandarini così clementine, scusi, così orripilanti, no, si potevano vedere. Poi le pere, queste sono le William, che anche queste le lasciamo fuori perché sono ancora troppo acerbe. Allora, adesso passiamo alla Coop. Alla Coop ho speso 36,32 euro ed ho preso due ricottine della Santa Lucia, perché erano in offerta. Poi ho preso dei fiocchi di latte marchiati Coop. La crusca d'avena l'ho presa perché? Perché non tanto per farci magari il porridge, eccetera, perché ci pano i petti di pollo o ecco magari i bocconcini di tacchino. Per fare, anziché utilizzare quindi una farina 00, utilizzerò la crusca d'avena. Poi la pasta del capitano anti-tartaro, non ho trovato il paradontax, quello che mi chiedevi te. Non l'ho trovato. Un salato. No, mi sono dimenticata il filo interdentale. Vai, quello. Poi ho ripreso lo zucchero di canna integrale marchiato Coop. Quindi, se mai dobbiamo utilizzare lo zucchero, noi utilizzeremo quello. Le capsule di trombetta compatibili con l'Anespresso. Questo qui è aromatico. Ho preso poi dei semi di sesamo, che era tanto che non prendevo, praticamente da quando che convivo non li ho mai acquistati, quando invece stavo a casa dei miei li usavo moltissimo, quindi li ho presi. L'aceto di alcol, che lo uso sempre per le lavatrici, per i panni, più che per il resto della casa. Il tonno al naturale marchiato Coop, che mi piace molto. E poi ho dovuto prendere questa polpa qui, diciamo, della Coop. Non che sia cattiva, però io preferisco sempre la Ciri o la Mutti, ma non c'erano e quindi ho preso soltanto tre barattoli di questa. In offerta c'era della Rigoni di Asiago, la nocciolata. Allora, io e Emiliano siamo ormai diventati dipendenti della crema Novi, che a livello di ingredienti è migliore anche di questa, sono sincera. Però questa era in offerta e quindi ho detto vabbè, proviamola, non l'abbiamo mai provata, eh. A livello di ingredienti è meglio la 9, però magari a gusto ci può piacere più questa. Anche questa ha degli ottimi ingredienti comunque. Che altro dirvi? Ah, e in freezer abbiamo preso anche un filetto, no, due filetti di persico. Bello. No, vabbè, tanto stanno tutti incartati, non si vedono. È fresco, non è prodotto surgelato. E li ho presi giù alla Coop. Mi pare di averli pagati, c'è scritto, quant'è? 10,60. E quanti grammi, chilogrammi? 900 grammi circa. Quindi quasi un chilo di pesce, l'ho pagato insomma intorno ai 10 euro e qualcosa, quindi è buono insomma come prezzo. Niente, adesso ci dedichiamo un attimino a sistemare tutto quanto, ci vediamo tra poco per i saluti. E niente ragazzacci, oggi il video finisce qui, finisce con me davanti alla finestra che sono illuminata da quei pochi raggi del sole che sono rimasti. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi se non siete iscritti, ringrazio soprattutto i nuovi iscritti e gli iscritti di sempre ovviamente. Vi mando un mega bacione, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, vi aspetto giù nei commenti per darmi qualche consiglio anche per questa diciamo nuova dieta che stiamo intraprendendo e ci vediamo alla prossima, ciao!